La Madonna del Pollino rappresenta un pilastro della fede per la comunità di Terranova di Pollino. La sua storia affonda le radici nel passato, intrecciata con le leggende locali che narrano di un'apparizione miracolosa tra le montagne del Pollino, dove i pastori furono i primi a ricevere il messaggio divino. Questa apparizione ha dato vita a un culto che si è diffuso tra le generazioni, alimentato da racconti di grazie e miracoli attribuiti alla Madonna. La statua della Madonna del Pollino risiede abitualmente presso il Santuario del Pollino, situato su una vetta che offre un panorama mozzafiato sulla valle sottostante, e nella chiesa di San Severino Lucano. Questi luoghi sacri diventano centri di pellegrinaggio per i fedeli, che vi si recano per pregare e cercare conforto spirituale. La piazza del paese è stata allestita con decorazioni speciali, pronte ad accogliere il sacro evento con la dovuta solennità. L'arrivo della Madonna del Pollino a Terranova è un evento eccezionale che non avveniva dal 2010. Dal 17 al 24 novembre 2024 la comunità si riunirà per accogliere la statua con grande entusiasmo e devozione. Le celebrazioni inizieranno con l'arrivo della statua, seguita da una processione che attraverserà la via principale del paese. La presenza della Madonna tra i terranovesi offrirà un'opportunità unica di rinnovare il legame spirituale con lei, attraverso momenti di preghiera, riflessione e comunità fraterna. Durante la settimana di celebrazioni, le giornate inizieranno con le lodi mattutine, seguite da momenti di adorazione eucaristica e visite ai malati, segni tangibili della carità cristiana. La preghiera dell'Angelus e il Santo Rosario scandiranno il ritmo quotidiano, culminando nelle celebrazioni delle sante messe presiedute da vari sacerdoti e con la partecipazione delle comunità parrocchiali limitrofe. Ogni sera le preghiere serali. L'evento offrirà diversi momenti significativi, con celebrazioni presiedute da sacerdoti di diverse parrocchie, che porteranno il loro contributo spirituale e testimonianze di fede.
Le processioni notturne, illuminate dalle fiaccole, e i concerti mariani arricchiranno ulteriormente l'atmosfera, rendendo ogni giorno un'occasione speciale di incontro e preghiera. Le celebrazioni avranno inizio domenica 17 novembre con l'arrivo della statua della Madonna del Pollino. Il sindaco di Terranova, Franco Mazzia, darà un caloroso saluto di benvenuto. La giornata si concluderà con una santa messa presieduta da Monsignor Vincenzo Carmine Orofino. I momenti salienti includono domenica 17 novembre l'arrivo della statua, la processione, la santa messa e il concerto bandistico. Lunedì 18 novembre la santa messa presieduta da Don Antonio Logatto con la comunità di San Severino Lucano e la preghiera serale con i giovani della parrocchia di Terranova di Pollino. Martedì 19 novembre l'adorazione eucaristica, la visita ai malati e la santa messa presieduta da Don Maurizio Giannella con la comunità di Noepoli. Mercoledì 20 novembre l'adorazione eucaristica, la visita ai malati e la santa messa presieduta da Don Serafino La Sala con la comunità di Episcopia. Giovedì 21 novembre la Santa Messa presieduta da Don Francesco Di Marco con la comunità di Rocca Imperiale. Venerdì 22 novembre la liturgia col rito bizantino presieduta da Don Giampiero Baccaro con la comunità di San Costantino Albanese, seguita da un concerto mariano del coro Regina Angelorum di San Severino Lucano. Sabato 23 novembre, la Santa Messa, presieduta da Don Giacinto Giacobino, che è stato parroco di Terranova di Pollino per tanti anni e ha lasciato un'impronta indelebile nella comunità, seguita da una fiaccolata per le vie del paese e fuochi pirotecnici in onore di Maria Santissima del Pollino. E infine domenica 24 novembre la Santa Messa presieduta da Don Pablo Alberto Aes, la processione e il saluto della statua con il rientro a San Severino Lucano, concludendo così la settimana di celebrazioni. La preparazione per l'evento è stata meticolosa, con balconi, finestre e ringhiere addobbati con nastrini e fiocchi bianchi e azzurri, simboli di purezza e devozione. Il ritorno della Madonna del Pollino a Terranova rappresenta non solo un momento di devozione, ma anche un'opportunità per rafforzare i legami della comunità.
è un evento che invita tutti a riscoprire i valori della fede, della solidarietà e della carità, elementi fondanti dell'identità collettiva. La presenza della statua della Madonna, tanto amata dai terranovesi, è un segno di speranza e protezione, un faro che guida i fedeli nel loro cammino spirituale. Le immagini della Madonna, illuminate da luci scintillanti, adornano le case dei fedeli, creando un'atmosfera di attesa e speranza. Grazie per aver seguito questo video.